In Alta Val di Sole, all'imbocco della splendida Val di Peio, troviamo il piccolo borgo di Ossana. Ad attirare subito la nostra attenzione è una fortezza che sorge su un piccolo dosso. È il castello di San Michele. Raggiunto il castello, ci troviamo davanti alla prima cinta muraria, dietro la quale si innalzano le mura della corte principale. L'antico accesso al castello si trova lungo questo muro che collega la prima cinta muraria al rondello, un bastione circolare risalente agli inizi del 1500. Per accedere alla prima corte bisogna oltrepassare due porte ben protette da una torre alta 11 metri. Giunti nella prima corte, troviamo i ruderi della cinta muraria interna con l'ingresso alla corte principale. Lunga oltre 200 metri, la cinta muraria esterna delimita una superficie di circa 4.000 metri quadrati. Percorrendo tutto il perimetro, possiamo ammirare le antiche mura del castello. Le rovine che vediamo su questo lato è quanto rimane del palazzo principale, eretto tra il XII e il XIII secolo. Una passerella propone parte dell'antico camminamento di ronda con la cinta muraria che ingloba una preesistente muratura, risalente tra la fine del VI secolo e l'inizio dell'VIII. Nella parte più larga della corte, infine, troviamo tracce di un'ampia costruzione realizzata a strapiombo sulla valle sottostante. Per accedere alla corte interna, oltrepassiamo questo portale, con il mastio ad attirare subito la nostra attenzione. Alta 26 metri, la torre fu eretta nel XV secolo ed è la struttura più caratteristica e meglio conservata dell'intero complesso. Intorno alla corte esistevano edifici che crollarono a causa del totale abbandono avvenuto dalla seconda metà del XIX secolo. A fianco del mastio troviamo i resti di un piccolo edificio la cui costruzione è antecedente a quella della torre. Si tratta della Cappella di San Michele che dà il nome al castello e fu eretta nella seconda metà del XII secolo. Questa struttura d'arcata, invece, raccordava il vicino edificio al resto del palazzo principale. La loro costruzione avvenne tra il XII e il XIII secolo, dopodiché furono modificati nel XV secolo per essere sopraelevati nel tardo XVI secolo. Grazie a questa scala è possibile raggiungere una passerella che ricorda un camminamento di ronda. Le mura che vediamo oggi, però, altro non sono che i resti dei palazzi ormai scomparsi. Le prime notizie certe di questa fortificazione si hanno a partire dal 1191. Sorta in una posizione strategica, controllava la viabilità tra l'attuale Trentino e l'Alto Bresciano, e in seguito anche lo sfruttamento economico delle miniere di ferro che dal XIV secolo erano state aperte nelle vicinanze. Ora non resta che salire sulla cima del mastio che si eleva su 6 livelli.
Oltrepassata la porta al piano più basso, ci troviamo in un piccolo locale. Da qui i proprietari del castello potevano accedere direttamente alla cappella, percorrendo questo stretto passaggio ricavato nel muro perimetrale della torre. Per salire al mastio, però, bisogna raggiungere l'ingresso al piano superiore. Anche qui si accede ad una stanza da cui parte una stretta e ripida scala, anch'essa ricavata nel muro perimetrale. Alla guida del castello si succedettero diverse famiglie nobili, dai principi vescovi di Trento ai conti Tirolo-Gorizia. A cavallo tra 800 e 900, infine, ne fu comproprietaria anche Bertha von Suttner, premio Nobel per la pace nel 1905. Giunti all'ultimo piano, troviamo l'ultima rampa di scale, che, essendo più stretta delle precedenti, rende la salita particolarmente scomoda. Raggiunta la cima, davanti a noi si apre un bellissimo panorama a 360 gradi sul paese di Ossana e le montagne circostanti. In totale stato di abbandono, il castello passò alla provincia autonoma di Trento nel 1992, che avviò subito il restauro delle strutture superstiti. Anche il castello di San Michele fa parte della rete dei castelli del Trentino, a cui ad oggi aderiscono circa 30 fortificazioni. Se vi capita di passare in Val di Sole, il nostro invito è di visitare di persona questo piccolo ma suggestivo antico maniero.